Buongiorno a tutti, eccoci al nostro appuntamento del venerdì. Mi scuso se venerdì scorso non ci siamo visti, ma mi ero preso anch'io una settimana di ferie, quindi finite anche quelle, quindi ci rivediamo quest'oggi con il nostro appuntamento. Come sempre vi chiedo la cortesia di un piccolo messaggio in cui mi fate capire che tutto funziona in modo che poi non ci interrompiamo e partiamo con gli aggiornamenti. Allora inizierei con i lavori della piazza per dirvi che dopo alcune settimane in cui si erano fermati i lavori, diciamo così, sulla parte del viale Monsignor Bazzani che ormai vede la mancanza proprio solo della parte centrale davanti al sagrato della corsia nord, lavori che si erano interrotti per motivi legati all'approvvigionamento del materiale che adesso è arrivato. Infatti da ieri i lavori sono ripresi, quindi considerate che entro agosto la viabilità tornerà a quella originaria con il suo doppio senso. Già prima, perché credo che in un paio di settimane adesso si provvederà ad aprire tutti i parcheggi sul lato nord del municipio e la viabilità si sposterà sulla corsia sud proprio per permettere che in quella nord sia posizionata la pavimentazione nuova. Poi verrà rimesso a posto tutto il piazzale davanti alla scalinata e poi lì almeno rimarrà tutto finito e si proseguirà invece con i lavori qua nella parte retrostante il comune nei giardini, la parte centrale della piazza e poi tutto il giro, diciamo così, attorno partendo dal Danesi, insomma scendendo fino alla posta. Il municipio sta andando anche quello bene, sono ormai alla fase di tinteggiatura delle facciate, quindi anche lì credo che nel giro di un mesetto possiamo vedere il municipio senza l'ingabbiamento del ponteggio e insomma ecco si sta proseguendo anche su questo fronte. Un altro aggiornamento riguarda la via Civine, cioè la strada che accede alla frazione Civine, do dove un paio di settimane fa, proprio giusto come oggi, si è visto il cedimento di una porzione centrale della strada dove ha ceduto la fognatura a causa ovviamente di tutta l'acqua che sappiamo è venuta in questo periodo. Quindi adesso lì c'è una piastra che permette la viabilità. Era previsto già il lavoro di sistemazione questa settimana, A2A ha dovuto slittarlo, credo che nel giro di una decina di giorni anche lì si provvederà a sistemare questo problema. Lo dico perché poi avviseremo, come abbiamo già fatto questa settimana, i residenti, perché ovviamente quel giorno o due ci sarà un traffico bloccato proprio perché stiamo parlando di una strada non certamente larghissima e tra l'altro proprio a centro strada. Quindi faremo gli avvisi come avevamo già predisposto questo martedì, ma purtroppo i lavori sono slittati. Ecco, questi erano i due aggiornamenti su alcune situazioni che ci sono in giro per il paese. Per quanto riguarda invece, siccome qualcuno sta chiedendo giustamente il risarcimento dei danni avuti alle abitazioni private, ecco, noi sapete che abbiamo raccolto tutte le schede dei cittadini che hanno avuto dati, queste schede sono state inviate alla Regione Lombardia insieme alla richiesta di calamità naturale. Ecco, finché la regione non riconosce questo stato di calamità naturale, non c'è la possibilità di risarcimenti e questa risposta non so quando l'avremo, bisognerà pazientare un po', anche perché purtroppo negli ultimi mesi, come avete potuto vedere, di casi come il nostro a Gussago ce ne sono stati diversi non solo nella provincia di Brescia, ma anche in regione Lombardia, parlo della zona milanese, del Comasco, insomma parecchie situazioni, quindi credo che anche la Regione Lombardia abbia la necessità di tempi un pochettino più lunghi, ma sicuramente noi vi terremo
informati su questo tema. Bene, detto questo, altri aggiornamenti. Vorrei ricordare a tutti il nuovo servizio che è da qualche settimana in funzione ed è molto importante. Gussago News sbarca su WhatsApp, quindi tutti i cittadini l'avrete già visto anche su parecchi canali social. È facilissimo, facilissimo, basta memorizzare il numero che trovate appunto sulla mia pagina, sulla pagina del comune o sul sito e iscriversi. È un canale WhatsApp molto utile perché oltre ad informare tutti coloro che aderiscono su una serie di eventi, è anche utile per informazioni invece più di carattere, come dire, di urgenza. Penso a appunto problematiche sulla viabilità, emergenze di altro tipo, piuttosto che comunicazioni su alcune situazioni. È un canale di comunicazione molto importante, quindi ecco l'invito è a iscriversi. Ovviamente è un servizio assolutamente gratuito che vi tiene informato tutti di tutto quello che succede a livello comunale. Eventi del fine settimana, anche questo fine settimana non mancano i numerosi eventi. Ieri sera c'è stata la cena in bianco in Piazza San Lorenzo, molte adesioni, una bellissima serata. E si passa a questa sera invece all'interno delle notti di San Lorenzo con l'appuntamento Paolo Nori in A cosa servono i russi. Sarà non a Palazzo Caprioli perché il tempo stasera chiama probabilmente qualche temporale, quindi sarà in sala civica. Poi passiamo a domani sera, domani e domenica, perché saranno due serate quest'anno, a un evento di musica molto bello, molto interessante, Gussago Rocks seconda edizione, che rispetto all'anno scorso passa da una serata a due. Sarà al Parco Muccioli, è un evento ovviamente dedicato al rock. Ci saranno 8 band che si alternano nelle due serate. È un appuntamento molto importante a cui teniamo molto perché è un appuntamento organizzato completamente dai giovani e quindi questo è molto bello perché è una loro iniziativa, soprattutto di un ragazzo che è il coordinatore, che è Mattia Lombardi. Che ringrazio e faccio i complimenti perché davvero tanto lavoro in questi mesi per preparare questo evento. L'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, lo avrà anche questa edizione che si svolge, ripeto, in due serate dalle 20 alle 24, sia domani che domenica al Parco Muccioli, dove ci sarà la possibilità anche di mangiare e di bere qualcosa presso il chiosco. E quindi due serate all'insegna del rock per chi ama questo genere di musica, vi assicuro che sono tra l'altro tutte band di alto livello. Poi abbiamo il mercoledì prossimo, il 17, e mi fermo lì, il 17 il grande appuntamento con Eugenio Finardi che si esibirà a Palazzo Caprioli, insomma cantautore che non ha bisogno di grandi presentazioni, Finardi, e che è inserito appunto nell'iniziativa del Rinascimento culturale, quindi no, scusatemi, del Jazz on the Road, stavo confondendo i due eventi, e quindi mercoledì 17 per gli amanti di questo cantautore, Palazzo Caprioli, alle 20:45 se non sbaglio. Ve lo dico subito, no, stavo scherzando perché è alle 21:30. Poi proseguono i film in terrazza, anche se in terrazza purtroppo finora non c'è stata possibilità proprio per il tempo. Lunedì però dovrebbe essere finalmente bello, quindi il quarto appuntamento, Un mondo a parte, un film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, sempre alle 21 al terrazzo, al giardino storico Terrazzo di Villa, con ingresso a 5 euro. Quindi, anche questo ve l'ho detto. Domenica mattina, altro appuntamento importantissimo, perché domenica mattina alle 11 ci sarà
l'inaugurazione ufficiale della nuova sede dell'Associazione Bersaglieri di Gussago, che ha ottenuto dalla parrocchia la chiesetta del Santolino, che è appunto in via Santolino, angolo con via del Lavatoio e via Staffoli, una bellissima chiesetta in disuso da anni, ma molto ben tenuta, che era vuota, e quindi è stata affidata quale sede a questa associazione, e quindi meritevoli, perché al di là delle loro attività hanno anche preso a cura e a cuore questo nostro luogo, che seppur della parrocchia, ma è un patrimonio della nostra comunità. Quindi domenica mattina, inaugurazione ufficiale alle 11, tra l'altro con la partecipazione della fanfara dei Bersaglieri di Bedizzole, e vi assicuro che le note della fanfara dei Bersaglieri sono sempre ben accette, e tra l'altro una fanfara questa di grandissimo livello, perché gira l'Europa e anche oltre, è stata in Canada, insomma. Quindi ecco, merita anche questo appuntamento alle 11 presso la chiesetta del Santolino. Io credo di avervi detto tutto. L'unica cosa che mi permetto di dire, anzi sono due, ormai è arrivata l'estate, seppur con qualche pioggia ancora che non ci fa, insomma, vivere appieno questo periodo, quindi un periodo di vacanze, ma un periodo anche in questi giorni dove è arrivato il caldo, quello, diciamo così, anche un po' fastidioso. Quindi anch'io mi unisco all'appello che ormai sentite attraverso la televisione, sui giornali, soprattutto chi ha problemi, alle persone più fragili, agli anziani, mi raccomando, ecco, di non uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molto, di osservare, insomma, queste buone pratiche che aiutano sicuramente ad avere qualche problemino in meno, soprattutto, ripeto, per le persone più anziane, più fragili. Oltre a questo, l'estate appunto è un periodo di vacanze, e questo invece è un appello generale che faccio a tutti: magari evitiamo di pubblicizzare sui social le nostre vacanze, perché qualcuno che vuol fare visita agli appartamenti c'è sempre, e vi assicuro che tiene d'occhio anche questi canali, proprio perché se so che quella famiglia è in vacanza, probabilmente c'è una casa libera dove posso agire indisturbato. Quindi evitiamo questo, ma soprattutto nelle abitudini del buon vicinato, magari davvero avvisiamo invece al vicino di casa che, sapendo che non ci siamo noi in quel periodo, può tenere un occhio, un orecchio più vigile a qual è che è la nostra situazione. L'ho già detto tante volte, una piccola banalità, ma chiedete al vostro vicino di mettere fuori anche il vostro bidoncino, magari anche vuoto, ma questo è un segno per far vedere che c'è qualcuno e che non c'è una casa vuota. Quindi ecco, anche qui un'attenzione particolare alle persone anziane che magari in questo periodo restano a casa perché i figli vanno in vacanze, eccetera. Ecco, qualcuno si prenda cura anche di loro, tendendo un occhio di riguardo in più, insomma, in questo periodo. Bene, vi ho detto tutto, vediamo le vostre domande, i vostri interventi, ai quali volentieri rispondo se posso. Per la carta di intenzione della Casalio, c'è un giorno libero senza appuntamento? Grazie mille. Sì, allora, ancora per qualche mese il nostro ufficio anagrafe è a Casalio presso la scuola, quindi via Marcolini numero 10. Per la carta d'identità, il martedì mattino dalle 9:30 alle 12:30 è senza appuntamento, però rischiate magari di fare un pochino di coda. Tutti gli altri giorni, compreso il mercoledì pomeriggio e anche il sabato mattina, su appuntamento. Questo vi permette che, se avete l'appuntamento alle 10, alle 10 e 3 minuti avete risolto la vostra pratica, e soprattutto, vabbè, per la carta d'identità è abbastanza semplice, ma se dovete fare altre certificazioni, altri documenti, vi dicono già con cosa arrivare, quindi evitereste di tornarci la seconda volta. Ecco, sotto c'è scritto, avevamo già risposto, sì, il martedì senza appuntamento.
Allora, buongiorno Rodolfo, vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altro intervento, vediamo, scorriamo qua. No, non vedo altri interventi, per cui mentre ci pensate, ecco un'altra cosa che non ho letto, la manutenzione del verde, ovvero il taglio dell'erba, eccetera. Siccome ho visto qualche polemica anche sui social, mi permetto di così fare una piccola considerazione. Noi, per quanto riguarda il taglio del verde, abbiamo una ditta incaricata che è sempre sul territorio, che è vastissimo ovviamente, per cui cominciano a tagliare a civine quando sono alla mandorlossa, è ora di ritornare su con l'erba già alta, quindi vi assicuro che la manutenzione si fa. Il problema di quest'estate, come spesso accade quest'anno ancora di più, è che la pioggia di un giorno sì, un giorno anche, abbinata al sole del giorno dopo, fa sì che l'erba cresca praticamente a vista d'occhio. Quindi abbiamo delle zone dove è appena stata tagliata l'erba e le altre, come vi dicevo prima, magari che hanno l'erba alta 80 centimetri. Portiamo pazienza, più di questo noi non riusciamo a fare, quindi la ditta, ripeto, è sempre qui, siamo aggiornati quotidianamente con abbiamo un gruppo, insomma, su WhatsApp dove sappiamo esattamente dove sono a effettuare i tagli, però ecco, abbiate anche un attimino di comprensione se c'è questa situazione dovuta proprio a questo fatto. Non a caso la parte finale dell'estate, anche l'anno scorso è successo così ad agosto, nel terminare il periodo di piogge si secca tutto e praticamente non abbiamo più problemi di erba e di erbaccia alta. Quindi ecco, abbiamo pazienza un attimino, anche perché negli ultimi anni, ci tengo anche questo a ricordarlo, da 6-7 anni non è più possibile utilizzare i diserbanti. Quindi tutti i cili stradali al bordo dei marciapiedi, eccetera, quelle brutte erbacce che stanno male, prima si facevano due interventi all'anno con il disergo e non cresceva più niente, oggi è proibito questo. Quindi se voi circolate anche negli altri comuni è così, bisogna tagliarli tutti a mano e quindi questo fa sì che non ci si stia dietro a tutto e quindi ci siano zone in cui ci sono questi cespugli. Vediamo altre, allora c'è la possibilità di fare anche la CEI, la CIE, scusatemi, sì Rodolfo, assolutamente, quindi chi vuole già può fare anche scaricare l'app CIE, che è la carta d'identità elettronica, che a mio avviso tra un po' andrà a sostituire lo SPID, e quindi ecco, chi vuole può fare questo perché è comodissima anche. Comodissima da un lato e dall'altro è utile averla perché ormai alcuni accessi a pratiche pubbliche e non solo non si possono più fare se non con lo SPID o con la CIE. Allora vediamo altre domande. Buongiorno, lavori di fognatura in via Galilei. Mi hanno detto che non possono chiudere la strada. Ieri mattina sono dovuti tornare a piedi, stamattina stessa cosa. Allora anche su questa situazione di cui ce l'avamo sentiti, vado a verificare perché allora o sono autorizzati con la nostra polizia locale che rilascia il permesso di manomissione di suolo pubblico e chiusura delle strade, oppure si beccheranno anche loro verbale perché non possono pensare di fare e disfare a loro piacimento. L'operaio ha detto che loro devono lavorare, quindi possono bloccare la strada, di chiamare la polizia, ma loro non cambiano idea. Ok, ne parlo io intanto di questa situazione. Tra l'altro non possono nemmeno venire a raccogliere i rifiuti. Me lo segno subito perché voglio vedere come è stata gestita questa cosa. Quindi via Galileo. Perfetto. Altri interventi? Non ne vedo. Per cui, intanto che qualcuno magari ci pensa,
Vi ripeto gli appuntamenti di questo fine settimana. Abbiamo detto che questa sera c'è l'appuntamento con Paolo Nori in A casa servono i russi. A cosa servono i russi? Presso la Sala Civica. Si tratta di un monologo dello scrittore appunto Paolo Nori. E non è a Palazzo Caprioli perché stasera c'è probabilmente, speriamo di no, un temporale. Poi abbiamo sabato e domenica sera Gussago Rocks al Parco Muccioli, quindi due serate all'insegna del rock con otto gruppi musicali che si alterneranno. Lunedì abbiamo il quarto appuntamento con il cinema in terrazza con Un Mondo a Parte. E poi domenica mattina abbiamo anche alle ore 11 l'inaugurazione ufficiale della nuova sede dell'Associazione Bersaglieri. Luci in via 4 novembre non funzionano da ieri sera, anche questo allora lo segnalo subito. Ok. Benissimo. Allora, io non ho altro da aggiungervi, quindi se non ci sono altri vostri interventi, io vi saluto. Vi auguro come sempre un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana e gli appuntamenti sono tanti, quindi magari ci si vede anche e ci si incontra. E invece auguro a tutti coloro che o sono in viaggio, sono partiti, si trovano in vacanza, una buona vacanza, un buon riposo, meritato sicuramente. E a Gussago comunque non manca nulla, non ci si annoia e per cui chi è qua ha la possibilità di vivere tanti bei momenti di socializzazione, di svago e di divertimento. Quindi, buon fine settimana a tutti, noi ci vediamo venerdì prossimo allo stesso orario su questo stesso canale. Arrivederci a tutti.